Allora, buonasera a tutti. Intanto che la cosa, io vi ringrazio solamente per essere venuti con questa temperatura, diciamo. Ma era imprevedibile quando abbiamo pensato all'iniziativa, che il 18 di luglio potevamo avere, che dice? Può fare mai caldo il 18 di luglio? Però avevamo fatto anche, diciamo, pensavamo di bypassare la festa di San Calogero che ci occupa tanto, e quindi siamo arrivati a questa data, che è l'ultima, poi andiamo a farci qualche bagno e poi riprenderemo a settembre. A settembre noi, però, poi invito anche Beniamino. Beniamino, vieni qua. Io devo ringraziare prima di tutto le fabbriche, sia Lillo Pumilia che Beniamino, perché ci hanno offerto questo spazio, intanto perché hanno lavorato per recuperare questo spazio alla città di Agrigento. E il fatto di renderlo, diciamo, disponibile per chi ha iniziative, io credo che sia importante perché è ancora nel cuore della città. Noi ci vogliamo rimanere come Centro Pasolini, vogliamo che un centro come questo, sia all'altezza della città e anche degli appuntamenti che abbiamo. Quindi io li devo ringraziare perché sono stati, eccellenti loro, i ragazzi, tutti. Quindi la rassegna 5 appuntamenti, non è semplice organizzarli per 100 motivi. Abbiamo scelto questo l'incontro del Centro Pasolini con Zolfo Editore, un modo diverso di approcciarci, diciamo, al tema. Ma volevamo, lo dico per chi non ha seguito tutti gli appuntamenti, volevamo legare due date che per noi sono importanti in Sicilia, che sono le due stragi, quelle di Falcone e domani che sarà l'anniversario dell'anniversario del Borsellino, con 5 appuntamenti che parlassero di quello che continua a essere, non è solo è stato, ma continua a essere una piaga per questa terra e per questo paese. E io credo che stasera chiudiamo in bellezza, chiudiamo con due grandi amici con Carmelo siamo cresciuti, diciamo, più o meno insieme. Ed è bellissimo avere, diciamo, Gaetano Sabatteri e Carmelo Sardo stasera a chiudere una rassegna come questa, perché questa provincia, noi ne abbiamo già parlato negli anni Ottanta, il centro ha pubblicato più di un lavoro sulla mafia, tra l'altro in tempi che non si pubblicava. Cioè, noi eravamo ai pochi testi, diciamo, di riferimento, poi noi ci siamo presi un po' di coraggio, non è stato facile ai tempi fare la pubblicazione, rimangono come testi di riferimento per molti dal punto di vista bibliografico, ma hanno raccontato già allora, negli anni Ottanta, hanno raccontato quella che era la mafia della provincia di Agrigento. Avendo due, diciamo, super ospiti come quelli di Ostri, che sono anche agrigentini e quindi hanno raccontato questi fenomeni, li hanno raccontati ai tempi, non solo quando sono accaduti, ma poi li hanno raccontati con i riscontri, cioè dire quando le cose magari erano più conosciute, ecco, e quindi i lavori che si presentano non sono nuovissimi, ma sono due lavori eccezionali che raccontano la storia tragica della mafia agrigentina dagli anni fino agli anni 80 in poi. Che devo dire, stasera il tutto è affidato a Totò Picone, che ha un arduo compito di, diciamo, di accompagnare Carmelo e Gaetano, quindi non sarà una cosa semplice. Io a tutto il mio affetto e la mia stima, non a caso, diciamo, infatti hai tu questa cosa. E io quindi vi ringrazio tantissimo perché questa cosa l'abbiamo realizzata grazie a Zolfo, grazie alle fabbriche, alla fondazione, grazie al Parco della Valle dei Templi e al patrocinio dell'assessorato ai beni culturali. Io credo che tutti quanti abbiamo pensato che affermare, confermare la presenza di una voce, di testimonianze che continuiamo a, diciamo, a presentare. Come dire, a testimoniare con voi che il problema della mafia non è assolutamente abbandonato, perché non se ne parla, ma questo non significa che non parlandone, diciamo, non esiste.
E invece non ne parliamo, ma la mafia comunque continua a essere presente e ancora a coltivare, diciamo, i propri interessi, che sono diversi rispetto probabilmente a quello delle stragi, ma sono comunque interessi di grande rilievo. Io quindi veramente vi ringrazio tantissimo. E ricordo che comunque con Zolfo e con le fabbriche c'è anche un tavolinetto dove ci sono i libri che potete acquistare di Carmelo di Gaetano. E spero che sia stata una rassegna di vostro gradimento per i contenuti, ma anche per il modo di presentarli anche questi contenuti. E però io vi prego 2 minuti di vorrei che anche Beniamino desse il suo saluto, perché credo alla fine della rassegna è giusto che chi ci ha ospitato, chi ci ha aiutato in questa avventura, ci possa dare anche il suo di saluto. Grazie a tutti voi. Grazie, buonasera a tutti. Maurizio si è trovato talmente bene qui che mi ha minacciato sostanzialmente di voler mettere radici, però io gli voglio troppo bene, lo conosco da troppi anni per dire di no. E del resto perché dovrei? Questa rassegna è stata davvero molto bella, molto, molto partecipata. Si è dibattuto delle serate che qui si sono svolte, quindi è diventato questo spazio, come spero sempre più possa divenire, un centro di elaborazione di idee, di percorsi, di direzioni culturali e perché no anche di sogni e di utopie legate a questa città. Oggi è una serata eccezionale che giustamente Maurizio e il Centro Pasolini hanno voluto come conclusione di questa rassegna all'interno di questo spazio, per chi non lo conosce, che è un complesso estremamente importante legato architettonicamente alla famiglia Chiaramonte, è un complesso del XIV secolo, quindi è molto antico e che offre il privilegio di poter godere di questa bellissima area esterna. Anticamente, quando non c'era il liceo classico, immaginatevi che vista doveva ovviamente esserci da questa parte, e di una sala interna. E ricordo, per chi ancora non l'abbia vista, la bellissima mostra del compianto amico Franco Fasulo, che tuttavia è visitabile ancora sino al 28 luglio, perché poi avremo, diciamo, delle altre scadenze legate alle mostre d'arte. La mia presenza in questo spazio, per il ruolo che la Fondazione Restiadi mi ha affidato, sta cercando, e credo in parte, diciamo, di esserci riuscito, di poter rendere quanto più possibile dinamico questo luogo. Quindi, al di là, diciamo, della vocazione artistica della Fondazione, proporre delle iniziative, delle attività, conferenze, presentazioni di libri, ma faremo adesso anche delle cose cinematografiche e teatrali. In inverno ci saranno alcuni concerti, che possa sempre più, diciamo, diventare non soltanto un luogo dinamico, ma attraente anche per giovani, perché questo, diciamo, è un problema serio anche legato alla vita culturale della città, che possa offrire anche un'architettura più ampia delle proposte culturali ammissibili in uno spazio bello come questo, e che possa in qualche maniera raccontare anche della vivacità, del fermento che ovviamente ad Agrigento si agitano. Quindi, diciamo, una direzione quanto più possibile ampia, che non ingessi questo luogo, ma che lo renda appunto uno spazio, diciamo, dinamico. Quindi su questo sto cercando di lavorare con delle manifestazioni, alcune di voi le hanno anche seguite, di laboratori, di workshop, di sessioni che si svolgono periodicamente qui, e che sempre di più, diciamo, con l'autunno prenderanno piede e che si incastreranno con tutte le altre attività. Io ricordo soltanto, per concludere, i prossimi appuntamenti, dei tanti che ci sono, però due a cui tengo particolarmente, perché in questo spazio curo anch'io con Alice Titone una rassegna letteraria di 8 appuntamenti che è iniziata il 24 di maggio. La rassegna si chiama Le Fabbriche Fest e 2 appuntamenti si sono già svolti a maggio e giugno. Il 21, quindi fra pochi giorni, sarà presente Eleonora Lombardo, che è una giornalista, una firma di Repubblica, si occupa delle pagine culturali della Sicilia, presenta il suo romanzo edito da Sellerio, Sea Paradise. E il 25 luglio, quindi pochi giorni dopo ancora, il caro amico Toti Ferlita, Salvatore Ferlita, presenta Il Pirandello di Sbieco, che è questo libro sempre pubblicato da Sellerio, che sta dando, diciamo, anche una prospettiva nuova agli studi pirandelliani. Quindi credo che ad Agrigentini, nell'avvio, diciamo, di capitale della cultura, ancora di più sarebbe utile poter partecipare anche a queste iniziative. Quindi siete tutti invitati il 21 e il 25. Per il resto ringrazio e saluto, diciamo, due cari amici, Carmelo Gaetano e ovviamente Totò. Peraltro Carmelo rivede questo spazio dopo tanti, tantissimi,
tantissimi anni, e quindi diciamo del rimasto sono felice e assolutamente estasiato, insomma, per la bellezza del luogo e della nuova così configurazione che ho cercato di dargli. E Gaetano invece, che l'ho visto più volte, insomma, e con il quale stiamo cercando di elaborare anche nel prossimo futuro delle iniziative che possono riguardare quelle fabbriche. Con questo vi ringrazio, vi saluto. Grazie. Mafia di casa nostra è il tema di questa sera e ne parliamo attraverso due libri pubblicati da Zolfo. Anzi, se, io vorrei ringraziare e salutare Lillo Carlisi, l'editore Lillo Carlisi, che è l'anima di questa bella casa editrice, che ha un coraggio straordinario e siccome ci segue probabilmente, noi lo ringraziamo e gli facciamo arrivare un applauso da questa città. Attraverso, dicevamo, due grandi libri pubblicati nella splendida collana di Zolfo, Cani senza padrone di Carmelo Sardo e I ragazzi di Regalpetra. Vi invito ad ascoltarmi soltanto un minuto e legare i due risvolti di questi due libri. C'è stato un tempo in cui, nella Sicilia lacerata da una furiosa guerra di mafia, si fecero largo gruppi di picciotti senza regole e senza padroni che si misero in testa di arricchirsi con le rapine e con le estorsioni. Presto vennero coinvolti nelle faide tra vecchi e nuovi boss di Cosa Nostra e si trasformarono in killer spietati. La storia di un gruppo di ragazzi cresciuti nella Sicilia degli anni Ottanta, compagni di gioco sullo stesso campetto di terra battuta, che si allontanano fino a diventare nemici. I ragazzi di Regalpetra, che racconta la lunga guerra di mafia che agli inizi degli anni 90 insanguinò una parte della Sicilia. È come se fosse un unico libro sulla storia di questa provincia, nello specifico, e della Sicilia naturalmente, della fine degli anni 80 e i primissimi anni 90. Gli anni in cui Carmelo Sardo e Gaetano Savatteri facevano i giornalisti. Carmelo Sardo, ricorderete, a Teleacras. Gaetano Savatteri in quegli anni era il Giornale di Sicilia, c'era a Racalmuto anche un giornale battagliero che c'è ancora, che si chiamava e si chiama Malgrado Tutto. E quindi il Giornale di Sicilia, la carta stampata, la TV, le immagini, le parole, tutto questo oggi diventa un unico racconto su Cosa Nostra, sulla Stibria e sulle scelte che fecero ragazzi agrigentini di Racalmuto, di Porto Empedocle, che le hanno portati a fare una fine diversa rispetto ad altri che invece si occuparono di altro, che magari se ne andarono, che avevano letto qualche libro in più, probabilmente. Scelte. Che è il filo conduttore del libro di Gaetano Savatteri, ma anche quello di Carmelo Sardo. Ora, a Gaetano e a Carmelo, intanto, per iniziare, visto che il tema è largo e di questi libri ne parleremo, come si dice da queste parti, a ciase nesci, perché i libri sono stati pubblicati tempo fa, ma sono sempre attuali. Sono libri che i ragazzi di oggi dovrebbero leggere per capire qual è la strada giusta da percorrere, anche in tempi in cui di mafia si parla poco. E come giustamente diceva Maurizio Masone, questo significa che non c'è, anzi, forse è un'ombra più grande rispetto a quegli anni, ma di questo ne parleremo. Come l'avete vissuta da giornalisti? Un tempo assai difficile, io avevo 10, 12 anni, 13, ricordo che a Racalmuto i miei non ci facevano uscire di casa. Ci poteva essere il rischio di essere coinvolti in una sparatoria, in una strage. Cioè, io ricordo quegli anni con sofferenza. Voi l'avete vissuta e raccontata. Com'era la provincia di Agrigento in quegli anni e come l'hanno vissuta anche i cittadini di queste città e di questi paesi? Inizia, Carmelo. Allora, grazie. Innanzitutto lasciatemi ringraziare i tantissimi amici che sono intervenuti, amici cari, amici di una vita. Grazie veramente di cuore. Allora, io
vorrei partire da un ragionamento di questo tipo. Totò prima diceva che questi libri sono ancora attuali, ma non è che sono attuali perché raccontano un tempo di cui tutti dovremmo venire a conoscenza per capire le dinamiche della nostra terra, quello che è successo, ma sono attuali perché la mafia è ancora attuale. Guardate, io mi sono stampato da Roma, prima di partire, l'ultima relazione semestrale della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, che non finisce sui giornali, ma è di una semplicità estrema recuperarla. Andate sul sito del Ministero dell'Interno e la scaricate. Parla di noi, parla di questa terra, di queste province, e dice un'equazione che ve la traduco, molto semplice. Non è che non esiste più la mafia, non si uccidono più. Perché? Perché ai tempi a cui accennava Totò c'era una furiosa guerra di mafia in corso perché semplicemente e drammaticamente i corleonesi di Riina si erano messi in testa di prendersi prima Palermo e poi la Sicilia, tutte le province, come con i loro sistemi, si disse, venne ribattezzata la stragista di Cosa Nostra, no? Quindi successe praticamente che questi Riina e coloro che stavano con Riina andavano in tutte le province a sondare, a tastare il polso ai mafiosi. Vuoi stare con me o vuoi stare contro di me? Chi cercava di ostacolare Riina veniva ucciso. Chi invece soggiaceva o passava con lui o veniva posato, si dice in gergo, cioè messo di lato. La guerra di mafia tra gli anni 80, comincia nei primissimi anni 80, uno dei primi omicidi eclatanti della nostra guerra di mafia, che fu uno dei primi omicidi che io raccontai, fu un omicidio a Palma di Montechiaro dell'allora capo mafia di Palma di Montechiaro, Vincenzo Sambito. Pensate, incredibile, lo dico e quasi mi spavento, sono passati 40 anni. Era il 30 giugno del 1984. Noi lavoravamo a Teleacras ancora con la Betamovie, che è una telecamera, non dico pionieristica, ma che non esiste più. E quindi, come a un certo punto ho scritto nel mio libro, io realmente correvo da un morto ammazzato all'altro. Ieri parlavo con degli amici e dicevamo proprio questo, confrontavamo Favara di quel tempo a Favara di oggi. Favara, come tanti altri comuni, non faccio certo torto, è documentalmente provato, è uno dei paesi, è una delle città a più alta densità mafiosa della Sicilia, della provincia di Agrigento. Io ricordo che un giorno andai a Favara per un omicidio, intorno all'85-86, entrai alle 17.30 di un giorno di primavera, non c'era nessuno in giro. C'erano due soli bar aperti, due vecchietti con le coppole che confabulavano tra loro, non c'era nessuno. Provate ad andare oggi a Favara stasera. C'è un fermento strepitoso, ragazzi che girano, che si divertono, che bevono, locali, la farm. Ecco, la differenza l'ha fatta semplicemente la fine della guerra di mafia. Perché i padri avevano paura a far uscire i propri figli, le proprie figlie, ancora di più, in un periodo storico in cui si ammazzava, si sparava, saltavano auto, bombe dovunque. E ancora non erano arrivate le grandi stragi che poi segneranno, come tutti sappiamo, i primi anni 90, sto parlando della nostra provincia, perché poi la più clamorosa autobomba della storia della mafia, la prima autobomba della storia della mafia, fu, adesso ricorre l'anniversario, il 29 luglio del 1983 a Palermo, in via Pipitone Federico, quando fecero saltare in aria il vero padre del pullo antimafia, il giudice Rocco Chinnici. Quindi l'atmosfera è questa vivacità che c'è in giro nei nostri paesi che ci fa dire qualcosa è cambiato. Sì, qualcosa è cambiato visibilmente. Oggi la mafia non si vede più. Letizia Battaglia la fotografava. Oggi la mafia non si fotografa, non si inquadra, non si intervista, o forse si intervista sotto altre spoglie, ma non perché non c'è più, perché è sotto traccia, perché ha capito che per fare affari bisogna condividere con la Stigia. La Stigia è ancora presente, non lo dice Carmelo Sardo, lo dice la DIA, e non più tardi di 2 anni fa ha avuto un permesso, uno stigiaro di Canicattì, e lo hanno intercettato che stava cercando di rimettere su 2 anni fa.
di rimettere su, complice un'avvocatessa, le trame mafiose della Stira. Quindi oggi si spartiscono il territorio, non è un luogo comune, si spartiscono gli affari e non hanno necessità di sparare, e quindi questa è un'opportunità che permette loro di prosperare. La differenza sostanziale è questa. Dunque, ha detto tutto lui. No, no. Faccio qualche cosa di autobiografico, scusate. Io quando comincio a lavorare vado a Palermo, lavoro a Palermo, città della Sicilia, e mi è venuto in mente, vedendo Pizzone che faceva le foto, il primo giorno che sono stato assunto, lavoravo da una settimana, venne il fotografo e mi disse: ti faccio una foto. Perché non si sa mai, incidente, non mi uccide, a me una foto. Perché a Palermo c'erano stati i giornalisti ammazzati, in quel giornale, Giulio Francese, c'era stato in passato e anche altri. Quindi sentivi che a Palermo questa cosa c'era. Andiamo alla Calmuto. La Calmuto non era considerato un paese di mafia. Tant'è vero che alla Calmuto in quegli anni c'erano due palermitani e un soggetto obbligato. Ci stavo dimandando, era Calmuto. Un posto tranquillo, un piccolo paese, questa era la logica. Infatti, questi erano a soggiorno obbligato, uno era a soggiorno obbligato alla Calmuto e si aprì un banco di panelle. Essendo specialista di panelle, forse, diciamo che nel retro bottega delle panelle, secondo me trafficava, perché nel giro di 2 giorni i peggiori del paese o erano tutti appassionati di panelle o improvvisamente stavamo sempre con lui, quindi ci doveva essere un... si erano riconosciuti. Questo cosa voglio dire? Che la Calmuto non era considerato un paese, hai citato Favara, un paese di forte irradiazione mafiosa. Salvatore Lupo, lo storico, sostiene che ci sono due tipi di centri in Sicilia. Il centro di irradiazione mafiosa, come potrebbe essere Palma, Corleone, e il centro di ricezione mafiosa, perché sono accanto, perché vivono nello stesso contesto. Però ci sono paesi che hanno una forza anche genealogica di riproduzione di capi, di boss, che non è detto che siano grandi paesi. Agrigento, città, non l'ha avuta. Santa Elisabetta, che è un paese di tanto, l'ha avuta. Giusto? Con nomi pesanti. Allora, quindi alla Calmuto stavamo tranquilli. In più avevamo un'illusione. Come c'era Renato Sciascia, siccome leggevamo i libri, siccome partecipavamo alle presentazioni, siccome c'era un piccolissimo sussulto culturale, diciamo, siamo a posto. Sciascia è il primo che ha raccontato la mafia, è di Calmuto. Noi siamo qua, siamo vaccinati, come se avessimo avuto il vaccino contro il Covid, contro la mafia. Dice: ma che ci possono fare? Abbiamo raccontato a noi, una calmutese ha raccontato come funzionava. Perché lo stesso Sciascia dice: la Calmuto è un paese di mafia, ma una mafia, ogni tanto certo c'è qualche, non è una mafia importante, ogni tanto c'è qualche morto, ma in Sicilia si muore per molti motivi, si viene ammazzati per molti motivi. Come diceva quello, un problema catastale può diventare subito balistico nel giro di poco, no? E allora dici: che fai? Ci sparo. Questo dico, quindi avevamo questo fermento. Tant'è vero che nel 91, nella piazza della Calmuto, vennero Falcone e Borsellino. Ci si erano lì. Si stava discutendo della DNA. C'era un conflitto, una discussione all'interno della magistratura, anche tra Borsellino e Falcone, perché Borsellino diceva: Giovanni, se lo fai tu, lo fai tu, ma se lo fai in alto, non è detto che questa cosa funzioni. E vennero a discutere. Il tempo che arrivarono, si mi si è detto in piazza in prima fila, Borsellino parlò, c'era discussione. C'era Felice Cavallaro, c'era Claudio Martelli, mi pare.
Il tempo che le loro macchine con la scorta partivano da Racalmuto, alla periferia del paese ammazzarono. Ma noi non lo sapevamo, e siccome era un mercatista che veniva, dico, chissà, era, chissà che era. L'indomani mattina c'era questo mercato, era il mercato ammazzarono. Quello era fu il primo, uno dei primi segnali che stava succedendo qualcosa. È chiaro che, come sempre sanno, e come sanno i carabinieri, come sanno, sappiamo noi giornalisti, noi arriviamo sempre dopo. Noi arriviamo quando il fatto è già avvenuto. Poi bisogna capire come è avvenuto, perché è avvenuto. A volte ci si riesce, a volte non ci si riesce. Possono sbagliare gli investigatori, come sbagliano i giornalisti spesso. Però in questa scansione ci è voluto tempo. Tant'è vero che all'indomani della strage, quella del, appunto, dell'inizio del 90, 90, 90, 90, 90, 90, ci furono due rapporti, uno dei carabinieri e uno della questura. Uno che diceva, la mafia non c'entra niente. Uno che diceva, la mafia c'entra. Io non voglio dire, non mi ricordo chi diceva cosa e quindi non voglio vedere. Però diciamo, siamo nella dinamica classica. Un palazzo a questura, di fronte si dice un'altra cosa. Informatori diversi, analisi diverse, sensibilità diverse, ossessione e fissazione diverse, non lo sappiamo. Fatto sta che poi chi disse che fosse un fatto di mafia aveva ragione, perché di quei quattro morti tutti avevano dei piccoli precedenti penali. Quindi dice, qualcuno disse, siccome hanno piccoli precedenti penali non sono mafiosi. Cioè, avevano piccoli precedenti penali perché erano mafiosi, che nessuno aveva capito. Cioè, tutti lo sapevano che lo erano. Però l'investigatore ha bisogno di un elemento un po' più concreto. Questo dico, a questo punto questo paese, come diceva Carmelo, è stato segnato da questa cosa. Due stragi, 20 morti in 2 anni, 10-15 morti in 2 anni, famiglie, lacerazioni, con una coda lunga che è arrivata fino al 2000, lo scioglimento quando è stato? Fino al 2010, e guarda caso uno scioglimento che è arrivato quindi 20 anni dopo i fatti, dopo gli arresti, dopo gli arresti latitanti, è uno dei commissari l'attuale prefetto di Agrigento, a dimostrazione che poi c'è una continuità anche nello Stato, una continuità di memoria, una continuità di conoscenza dei luoghi. Questo cosa voglio dire? Che se è vero che Racalmuto la cultura non l'ha salvato, però la cultura ha saputo costruire in qualche modo una reazione. Cioè, quando ci sono stati morti, è vero che non si usciva da casa, però non è che il paese era supino, era piegato, era impaurito. Certo, la gente era impaurita, ha paura. Però tutto sommato quella cosa, quei ferventi, quell'attenzione c'era stata. Quindi per questo un po' una cosa come capitale della cultura, io non so se può servire a fare venire l'acqua, a sistemare l'assetto urbanistico di Agrigento, io questo non lo so. Quindi questa capitale della cultura è anche una risposta a quella mafia silente che torna. Poi silente, non lo è silente, io sono stato a Palermo, l'orefice ha fatto davanti a Santa Rosalia un appello contro il crack, l'uso del crack, che ormai riguarda a Palermo bambini di 10-12 anni che vivono a Ballarò intontiti da questa droga da 5 euro a da 5 euro a dose. Praticamente, come dice qualcuno, come diceva il nostro amico Piero Melati, è la cocaina di scafazzati, è la cocaina di meschineggi. Anche nei nostri paesi, nella provincia di Agrigento, gira il crack. È chiaro che i nostri paesi sono meno, magari la cosa è
meno evidente, più nascosta, è più a bagno di casa, come si dice dalle nostre parti, non so se avete bisogno di tradizione, bagno di casa, però sicuramente essendo molto facilmente fatto, si vede fatta in casa, proprio cucinata la pignata, e chiunque lo può fare, e chiunque lo può fare, e questo è un problema. Quindi in questo senso è chiaro che dietro ci vuole sempre un'organizzazione, che non è detto che sia la cosa nostra, abbiamo conosciuto una cosa nostra magari, però quei fili ancora tengono probabilmente, e il crack è un'altra possibilità di avere anche di nuovo soldi da tante tasche, pochi ma da tutti. Sì, c'è, gira e si sa, ma diciamo che spesso capita che, come dire, ce ne rendiamo sempre conto tutti come comunità, come avvenne in quegli anni. Io, cioè, Gaetano Savatteri e Carmelo Sardo non potevano non scrivere questi due libri, perché rispetto ai colleghi di allora, io ho rivisto alcuni servizi e riletto alcune cose che aveva scritto anche Gaetano, su malgrado tutto, già ancora prima delle stragi, voi avete detto se c'erano questi segnali di guerra, perché, come diceva Ciacia, probabilmente 2 più 2 fa 4 e qualcuno lo deve dire che fa 4. Chi invece stava un po' più in alto, probabilmente nelle istituzioni, facevano finta di niente, cioè è come se uno chiudesse la porta in faccia a un fenomeno che non si pensava che, appunto, come dice, cioè, non potesse mai accadere. Però c'erano i giornalisti che invece dicevano: attenzione, qui ci sono segnali di guerra, ed è proprio le parole utilizzate da un servizio di Carmelo Sardo. Ecco perché dico, era inevitabile che poi alla fine questi due giornalisti tutta questa storia la raccontano in questi due libri, che focalizzandosi naturalmente poi sui Grassonelli e su Isole di Racalmuto, ma sono legati, sono punti di riferimento di quella stagione. Carmelo, voi, facendo questo mestiere, girando la provincia, in qualche modo avevate colto questo grande malessere, no? Allora, non solo l'avevamo colto, ma per quanto mi riguarda, ora vi racconto un retroscena: quando venne ucciso il giudice Rosario Livatino, in tre scrivemmo e dicemmo, io scrivevo anche per il quotidiano L'Ora a quel tempo, anticipammo una linea. Cioè, noi abbiamo fatto un ragionamento, come diceva Totò, 2 più 2 fa 4. E abbiamo anticipato da dove potesse provenire la mano e dove bisognasse andare a parare. E cioè, Palma di Montechiaro. Abbiamo fatto un'equazione logica sulla base dell'esperienza che avevamo raccolto nei mesi precedenti, nell'anno precedente, nel 21 settembre del 90. Sapete cosa successe? Ci indagarono. La procura di Caltanissetta con il dottor Celesti, PM, ci indagarono per fuga di notizie. E addirittura venimmo convocati, ci interrogarono, mentre ci interrogavano hanno dovuto anticipare il blitz in Germania, dove noi avevamo scritto che potessero essere andati a nascondersi i killer, perché a quel tempo c'era questa equazione che io già conoscevo, noi conoscevamo, secondo cui molti giovani palmesi che avevano preso una cattiva strada, per usare un eufemismo, i padri avevano capito tutto, li toglievano dalla strada cattiva e dicevano: andatevene in Germania o in Belgio a lavorare dai parenti, ma quelli se ne andavano lì e facevano i pendolari del crimine. Infatti i Paolo Amico, Domenico Pace, Gaetano Puzzangaro erano killer pendolari che vennero giù dalla Germania per andare a uccidere il giudice Rosario Livatino, che non sapevano neanche chi fosse. Il mio cani senza padrone, io ne approfitto per dire questo, poi ovviamente siamo stati tutti prosciolti, però ci accusarono e noi giornalisti, per colpa vostra abbiamo dovuto anticipare il blitz. Il blitz però li hanno presi, l'unico che era scappato alla cattura era stato Gaetano Puzzangaro, che sei mesi dopo poi venne catturato, ma l'equazione non poteva che essere quello, perché lo capivamo quale fosse lo scenario di quel tempo. Io ne approfitto per dire, questo mio libro Cani senza padrone
È intanto un libro inchiesta a cui ho lavorato per ben 7 anni, pensate, ma non attenendomi soltanto alle carte, alle sentenze, perché la cosa clamorosa che poi ho scoperto è che proprio a proposito dell'omicidio Livatino, le sentenze non dicono qual è stato il vero movente. E io l'ho scoperto non leggendo le carte, anche leggendo le carte, ma andando a sentire sepolti nelle carceri o nelle località segrete dove erano protetti i protagonisti di quel tempo. Allora, io scopro una cosa abbastanza clamorosa. L'organizzatore dell'omicidio di Rosario Livatino, mi incontro con lui in un paese del nord Italia, mi dice guardandomi negli occhi: hanno fatto una sentenza i giudici completamente sballata. E cioè, cosa si legge nella sentenza di Livatino? Si legge: il giudice Levatino è stato ucciso dalla Stigia perché voleva dimostrare la propria forza sul campo in contrapposizione a Cosa Nostra. Questa è la sentenza. Cosa dice l'organizzatore dell'omicidio Livatino, oggi collaboratore di giustizia? Dice: A. Noi non sapevamo chi fosse Livatino. B. A noi non aveva fatto niente. C. È venuto un cani cattinese che ci ha abbindolati, ci ha lasciato credere che ce l'avesse con noi. In realtà, dopo, ci ha detto che dovevano fare un favore perché l'omicidio Livatino era stato chiesto da 2 capi di Cosa Nostra, di cani cattì, perché a loro Livatino aveva fatto qualcosa. Io l'ho scritto tutto, l'ho ricostruita tutto. Cosa aveva fatto a loro? C'era un vecchio teorema secondo cui il mafioso, si dice, molti mafiosi con cui ho parlato me l'hanno ribadito, il mafioso mette in conto che gli possano capitare 2 cose nella vita: o che lo uccidano o che finisca in galera. Non contemplavano a quel tempo che potesse esserci una variabile, la terza ipotesi, quello che gli sequestrassero i beni. Perché il capo mafia una volta diceva: me ne vado in galera, la mia famiglia è sistemata. Questa era l'equazione che facevo, cioè la mia famiglia è sistemata, io mi sono arricchito illegalmente per far star bene i miei figli, i miei parenti, cioè. Poi, intuizione di Falcone prima, recepita da Livatino ad Agrigento, misure di prevenzione. Non a caso, caro Totò, pochi sanno che il giudice Rosario Livatino comincia a morire quando da magistrato inquirente passa a magistrato giudicante alla sezione misure di prevenzione. Andava a Palermo spesso, andava a sentire Falcone che gli diceva: segui il denaro, cerca di capire chi sono i più potenti, cerca di capire chi ha più soldi. E lui sequestra i beni e ha tolto tutto a 2 famiglie di cani cattivi, i capi mafia di quel tempo, Antonio Ferro e Antonio Guarneri. Ora, io dico, benedetto Stato e benedetta giustizia, c'è un collaboratore che ti dice una cosa, perché credi a 99 delle cose che ti dice e non indaghi sulla cosa più importante? Cioè, è scritto nei verbali interrogatori. Il magistrato di quel tempo che sentiva questo pentito, che si chiama Giuseppe Croce Benvenuto, e tutta la seconda parte del libro è dedicata a lui, il magistrato, io ho provato a sentirlo, a intervistarlo, a quel tempo poi era diventato, quando io ho cominciato a scrivere quel libro, procuratore di una città della Sardegna, mi aveva fissato un appuntamento, avevo comprato pure il biglietto, poi poche ore prima che partissi mi fa chiamare dalla segretaria per dirmi: il procuratore vuole sapere le domande che gli farà. Dico: ma scusi, ho detto genericamente, sto scrivendo un libro sulla storia della mafia agrigentina, lui è stato uno dei protagonisti. Sì, ma vuole proprio sapere. E ho detto, improvvisamente il procuratore non si è reso più disponibile. Gli avrei voluto chiedere: scusi, qui cosa si legge? Giuseppe Croce Benvenuto, abbiamo ucciso, perché non c'è nelle sentenze? Ecco, questa è una cosa sulla quale io ho ragionato, ho indagato, l'ho scritta senza ovviamente dire è questa la verità, ma semplicemente perché come giornalista mi ha sempre guidato una linea ben precisa: non fare teorie che non sono supportate da nulla, ma riferire quello che dice qualcuno e far ragionare il lettore in questo caso. Allora, se questo qualcuno dice una cosa, tu hai creduto in quella cosa e hai cercato i riscontri, ma in quell'altra non hai neanche cercato i riscontri. Ecco, questo è sempre stato il mio faro guida per raccontare le storie di mafia e per raccontare soprattutto questo
omicidio del giudice Livatino, attorno a quale ruota tutto questo libro, che comincia dalle origini della mafia grigentina, e sono stato aiutato in questo anche da un caro amico che è qui presente, che mi ha illuminato su alcuni passaggi di quello che accadeva a quel tempo, perché la Stibbia comincia a nascere negli anni della guerra, perché era una sorta di fratellanza che nasce a Favara, a ramificazione a Portempedole. Ecco, io prima spiego tutto questo e poi arrivo all'omicidio Livatino, che è stato risolto grazie alla testimonianza in qualche modo di questo collaboratore di giustizia. Grazie Carmelo. Il titolo del libro di Gaetano ci riporta inevitabilmente alle parrocchie di Regalpetra, che rispetto a Cani senza padrona, i ragazzi di Regalpetra un po' fanno la fotografia di quel paese, e non parlano soltanto degli stigiari, dei mafiosi, ma c'è tutto un mondo che ruota attorno a questo nome, appunto, Regalpetra, che non è un nome turistico-culturale, ma è un nome che Sciascia inventa naturalmente per parlare di Racalmuto, letterario, e diceva giustamente Gaetano poco fa, lo stesso Sciascia dice: questo mio paese è un paese di mafia, di atteggiamenti, è come se fosse un capitolo moderno delle parrocchie di Regalpetra, che racconta tutto un periodo che Sciascia naturalmente non ha vissuto. Ecco, Sciascia muore nel 1989. Questo libro inizia a parlare da quegli anni in poi, anzi addirittura qualcuno dice parte proprio dai grandi personaggi, da Craxi in piazza durante i funerali di Sciascia. Ecco, allora si disse addirittura, dice molto Sciascia, e qua è successa la guerra, cioè, ti ricordi, c'era anche questa cosa. Probabilmente molti hanno fatto una confusione sul fatto che il primo morto ammazzato è stato uno Sciascia, che non c'entrava niente ovviamente con lo scrittore, e che non c'entrava niente, non era collegato, insomma. Ecco, questo paese che ha questo anno, 1980, il muro di Berlino, qui c'è il muro di Racalmuto, muore Sciascia, poi ci sono le stragi di mafia, e questo nome, Regalpetra, che è legato dagli anni 50 e agli anni 90, tutto questo insieme oggi però fa di questo paese, di Regalpetra, un paese che guarda oltre, probabilmente si è rinnovato, ha dimenticato quella stagione di sangue, e però la provincia intera, Gaetano, e poi anche domanda che faccio a Carmelo e andiamo al titolo della serata di oggi, la nostra provincia di Agrigento, la Sicilia, questa mafia che c'è ma non si vede, ecco, come la racconteremo fra 10, fra 15 anni, i prossimi saggi, gli storici, come la racconteremo? Ma, sai, già come l'abbiamo raccontata, perché alla fine poi noi abbiamo raccontato una mafia che, e questo lo devo aggiungere a quello che ha detto Carmelo, perché ne abbiamo anche discusso insieme molte volte, che era questa stiglia, erano molto simili a noi, coetanei, vicini per età. E rispetto alla vecchia Cosa Nostra, tutti questi scontri, questi conflitti, questi morti che ci furono, fondamentalmente distinguevano anche tra due modi diversi di intendere la vita e la delinquenza stessa. Cioè, quelli di Cosa Nostra erano dei vecchi signori buttati buttati proprio nell'anticamera dei medici, lasciati, invece che un dottore, ospedale Canatì, a Cucano scemo aggiungente, abbiamo primario, mi conosco. E questi ragazzetti invece erano quelli, con gli stivali, con i camperos, il KTM si chiamava, vabbè, la motocicletta, c'era KTM, andavano alle discoteche, si facevano le canne, si facevano anche la cocaina, le poche cose che giravano, uscivano, andavano a ballare, sentivano la musica, si vestivano come
John Travolta, si vestivano, facevano i capelli ossigenati, le ciolini, come si usava a quei tempi. Fondamentalmente tu dovevi anche dentro Cosa Nostra una specie di conflitto tra quello con la giacca sulle spalle. Se ricordate quando si metteva la giacca sulle spalle con le maniche che pendevano di fuori, una cazza, arrivava, passava, scendeva. Questo ci avevi davanti. E poi dall'altra parte c'avevi quello appunto con gli stivali a moto. Come erano delinquenti, eh? Quelli erano giovani delinquenti e quelli erano vecchi delinquenti. Siccome i vecchi delinquenti dicevano, questi adesso dici su cagnuole, vengono qua, però è difficile avere l'autorità di convincere questi giovani. Per cui la sfida fu, scusate se esagero, fu anche un conflitto generazionale e sociale tra due pezzi di provincia che cominciavano ad avere desideri, bisogni diversi. Cioè il vecchio mafioso voleva il piccolo, la casa grossa, importante, il suo potere riconosciuto. Questi qua volevano la macchina bella, volevano i soldi in tasca per vestirsi bene, per andare a Lampedusa in vacanza. Cioè non volevano stare buttati sotto l'albero di Mennola col fiasco di vino raccontando quando aveva incontrato Gianco Russo, no? O Calobizzini. Questi avevano, e quindi c'è stato anche un conflitto generazionale. In questo senso io penso che nei nostri due libri, o perché ci è venuto, o perché forse alla fine abbiamo visto in molti di questi poi diventati collaboratori, credo un elemento umano, e che non significa perdonare, non perdonare, si sono pentiti veramente, non sono, a me non me ne frega niente, sono pentiti veramente. Stiamo parlando di una utilità dello Stato, tutti collaborano, mi dà delle cose, basta. Alcuni magari hanno fatto anche percorsi umani più o meno drammatici, più o meno, non dico io, quanto meno d'allontanamento vero dal crimine. Però fondamentalmente questa è la cosa che in questi libri né io né Carmelo esprimiamo dei giudizi umani. Uno, il giudizio morale è un'altra cosa diversa, sei condannato, sei assassino, sei assassino. Però poi l'umanità, cioè avere il disprezzo è una cosa diversa, il disprezzo, avere la comprensione dell'umanità. Anche perché se no è troppo facile dire un assassino lo disprezzo, non potrò mai essere come lui. Perché fondamentalmente quei ragazzi erano molto vicini a noi, molto simili a noi. E infatti io dico nel libro, noi facevamo il giornale, facevamo la radio, facevamo le cose che si facevano in quella stagione. Ma se noi non siamo riusciti a parlare con questi ragazzi, se io non... con questi miei coetanei, non sono riuscito a fargli capire, guarda che c'è un'altra possibilità. E siamo in un'epoca in cui a televisione c'erano anche loro. Il giornale lo potevano comprare anche loro. O jukebox l'avevano anche loro. Lo stereo se lo compravano anche loro. La radio ce l'avevano. Non stiamo parlando del contadino del 1910 buttato nelle campagne che ha visto la prima automobile 40 anni dopo. Molti di loro sono scolarizzati, quantomeno fino alla terza media, qualcuno fino, no? Sono scolarizzati, quindi bene o male hanno frequentato una classe, avranno sentito dire una volta Foscolo, ci annoiamo, ma avranno sentito dire Foscolo, Leopardi, vabbè, ho capito, ma leggere e scrivere lo sanno. No, ti voglio dire, non è più la cosa, tu sei Totorino, figlio per incredati, analfabeta, figlio analfabeta, tuo padre è morto da 5 anni e tu sei dovuto andare a lavorare 10 anni e poi sei diventato anche mafioso, perché è il modo per sopravvivere. Quindi questa giustificazione non c'è più. C'è invece una cosa non sono riuscito a fare io,
perché, avendo studiato, letto i libri, avendo un ruolo professionale, avevo anche un dovere maggiore, forse. Un dovere maggiore che però ce l'avevo io, ce l'avevo gli insegnanti, ce l'avevo il prete, ce l'aveva il maresciallo, ce l'aveva l'Azione Cattolica, ce l'aveva il Partito Comunista, ce l'avevano tanti. Però fortunatamente nei nostri paesi funzionava così. Quello che che succedeva alla scuola media. La scuola media, quando si arrivava alla scuola media, c'erano 6 sezioni, 4 sezioni. C'era la sezione dei figli del professore e dei figli del dottore, e dei figli della professoressa, al figlio farmacista, al figlio del notaio. Poi c'era la sezione mezza, e poi c'era la sezione di chi era, i babbi e i delinquenti. E i poveri. Babbi, delinquenti e poveri. Quindi, messi tutti insieme, tu già entravi in sezione D. E segna la sezione D. Quindi nella sezione D, se tu avessi avuto anche la possibilità di dire, ma io forse avevo un desiderio, la sezione dice, quello è scimonito, quello è delinquente, quello è figlio di delinquente, quello è ripetente da 3 anni, quello è ripetente da 4 anni, quello è ripetente, quindi c'è la terza media e battini. Questo è stato anche un errore di una classe dirigente, classe chiamiamola intellettuale, che nei nostri paesi questo classismo di tenere l'istante, dice, mia figlia deve uscire con il figlio o su Ferrari, con il figlio del salinaio, lasciamo bene. Per fortuna mi sembra che la cosa sia cambiata. Non del tutto, non del tutto. Allora, io, quello che dice Gaetano è ovviamente tutto assolutamente vero, ma io ho conosciuto anche un altro aspetto di questi giovani di quel tempo, perché sono andato, come dicevo prima, a incontrarli, ho voluto in forma introspettiva, antropologicamente, capire come nasce un killer di mafia. Ebbene, oggi, perché io li ho conosciuti oggi, con la testa che hanno oggi, c'è una cosa che mi ha fatto una certa impressione, che non ce n'è stato uno, dico uno, sepolto dall'ergastolo che non abbia risposto a una semplice e banale domanda allo stesso modo di tutti gli altri. E badate, sono in carceri diverse. Quindi dal palmese al racalmutese, quindi posso fare anche i nomi perché sono comunque contenuti nel libro, da Gaetano Puzzangaro, detto a Musca, dell'omicidio Livatino, ad Alfredo Sole, a Giuseppe Grassonelli, mio caro amico con cui ho scritto, come molti di voi sanno, il libro Malerba, tanti altri, ma anche di altre province come il Riggio, di Delia, tutti dicono la stessa cosa. La domanda è, ma perché l'hai fatto? Perché ti sei voluto rovinare la vita e hai spezzato vite di tante altre persone? Sapete qual è la risposta? Semplice, disarmante. Perché non avevo la testa che ho oggi, che ho studiato. Tutti! Quindi, qual è la risposta? Come dice Gaetano, è la cultura. La cultura! Oggi tutti questi ragazzi di quel tempo, che hanno tutti più di 50 anni, sono quasi tutti laureati. Quasi tutti laureati. Curiosamente, tranne i collaboratori di giustizia. Ora, questo mi fa un po' specie, no? Cioè, il collaboratore di giustizia è rimasto una capra ignorante. Tutti coloro che sono sepolti dall'ergastolo hanno avviato un percorso di resipiscenza strepitoso, si sono laureati, addirittura Giuseppe Grassonelli ha preso 2 lauree, e la cosa più sorprendente, sapete qual è? Non tanto e non solo che loro non abbiano scelto la via più comoda, io lo dico senza remore, perché poi sul pentitismo possiamo aprire un dibattito e qualcuno dovrà pure spiegarmi perché vengono accettati e patentati collaboratori di giustizia che parlano a spizziche e bocconi e poi magari dicono anche delle gravissime falsità, mandano in galera persone. Il più clamoroso caso è stato il caso di Vincenzo Scarantino per la strage di Borsellino, che ha fatto infliggere
11 ergastoli, 11 persone, salvo poi arrivò Parrineddo e disse no, no, fermatevi, la macchina l'ho imbottito io. E solo le torture anche, sì, è vero. E la cosa più sorprendente, dicevo prima, di tutti questi ragazzi, oggi hanno tutti più di 50 anni, ai quali ho chiesto, ma allora fatemi capire, se il collaboratore di giustizia non fa questo percorso che avete fatto voi ed è rimasto ignorante, voi in carcere, ah, quindi vuol dire che le carceri funzionano, che le carceri aiutano, no, perché è un po' una specie questa cosa. No, mi hanno tutti assicurato, anzi addirittura uno di loro mi disse una cosa, ma come fa il carcere ad aiutarti se non abbiamo neanche la carta igienica? E poi vanno a Strasburgo e vanno a difendersi per le condizioni delle nostre carceri e ci bacchettano ogni giorno e ci fanno pagare multe salatissime, basta che un detenuto presenti ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché in una cella dove ce ne vanno due ne mettono quattro e tutti noi contribuenti paghiamo, paghiamo i cosiddetti risarcimenti. Quindi no, sono stati loro, con la loro testa. Per concludere, io ho una fotografia meravigliosa che mi ha fatto capire molto. È quello che mi ha raccontato Giuseppe Grassalli il primo giorno che ha messo piede in una cella di un nostro carcere, il 15 novembre del 1992. Pensate, sono 32 anni che è in galera. Ecco, lo hanno portato alla Sinara. C'era solo una brandina di quelle cementate per terra e c'era un piccolo comodino, insomma. Allora lui mi ha raccontato che è entrato in questa cella, lo hanno chiuso ovviamente a chiave, si è guardato attorno e ha detto: che faccio? Ho 26 anni, o mi ammazzo o cerco di capire che senso dare alla mia vita. Istintivamente si butta sulla brandina e apre che c'è un cassettino accanto nel comodino. E incredibilmente, non so come sia stato possibile, ancora oggi me lo chiedo, dentro a questo cassettino c'è un libro famosissimo, Delitto e Castigo. E lui dice, ma che ci fa sto libro qua? Apre e si rende conto che quasi non riesce a leggere. Non gli faccio torto se ricordo che lui stesso mi ha confessato che era semi-analfabeta. Quando ha visto quel libro gli è sembrato un segno del cielo. Ho detto no, non mi ammazzo, cerco di dare un senso alla mia vita. E l'ha recuperata così. Quindi lì il carcere forse c'entra perché qualche mano sapiente ha messo questo libro nel comodino, perché di solito negli alberghi si trovano quelle le Bibbie tristi, no? Di quegli alberghi tristi di una volta con la stella e mezza. Ecco, io credo che questo sia molto importante perché io non mi stancherò mai di ripetere questa consapevolezza che io ho acquisito con tanti anni di esperienza parlando con tutte queste persone che mi hanno permesso di scrivere questi libri che oggi vengono anche letti con mio grande piacere nelle scuole, perché io giro anche molte scuole d'Italia con Cani Senza Padrone, non parliamo poi con Malerba, ma vado anche nelle carceri a tenere incontri sulla cultura della legalità attraverso questi libri. Quindi io credo, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che la cultura aiuta anche a liberarci da certi pregiudizi. Non voglio fare retorica grondante, i pregiudizi di chi pensa che questi hanno sbagliato ed è giusto che venga buttata via la chiave. No, è giusto che paghino, però poi dobbiamo valutare il peso specifico delle persone che sono diventate. Diceva un caro amico, oggi esiste il giudice di sorveglianza che decide se un detenuto con l'ergastolo meriti o meno un permesso di 12 ore dopo 30 anni di carcere. Guardate bene, il decreto Draghi, che ha recepito la Meloni, ha aumentato da 25 a 30 anni la pena minima che deve scontare un detenuto ergastolano che non collabora con la giustizia per poter chiedere un permesso. Non come diceva quel presidente della Commissione Antimafia, che non voglio neanche citare il nome perché gli farei un danno enorme, avete visto, ora usciranno tutti, uscirà anche quello che ha sciolto nell'acido il bambino. Ignoranza pura, e sono i nostri rappresentanti, ignoranza pura. Oggi la legge dice che chi compie 30 anni, sconta 30 anni di condanna, può chiedere
un permesso al giudice di sorveglianza. Ma non è che il giudice di sorveglianza dice ok, hai fatto 30 anni, sei libero, ti do 12 ore, no. Valuta un fascicolo enorme che fanno il direttore delle carceri, fanno gli assistenti sociali, la direzione distrettuale antimafia, ci sono una serie di permessi incredibili. Secondo voi Totò Riina avrebbe mai potuto ottenere un permesso dopo quello che faceva nell'ora d'aria? Quindi non vi lasciate abbindolare, non escono tutti, escono e per poco tempo solo quelli che se lo sono meritati dopo 30 anni. Carmelo, chi ti segue sui social sa, se scrivi tante riflessioni anche, diciamo, che danno anche, sono spesso lezioni vere e proprie. Io nello specifico mi riferisco che ogni 21 di settembre c'è un post di Carmelo dedicato ovviamente a Livatino, e questo libro si apre e si chiude anche con la beatificazione, ma si apre con questa giornata che è 30 righe di lezione di giornalismo. Te lo dico, cioè, perché c'è proprio il giornalista di quegli anni, no? I fax, cioè, c'è tutto un mondo che non esiste più. Ecco, ti commuovi ogni 20-21 di settembre. E io vorrei che, insomma, siamo già ormai alla conclusione, che concludessimo così come è iniziato questo libro, con questa commozione che ci dai e che dai ai ragazzi ogni anno raccontando quella giornata. Guarda Salvatore, la cosa è molto semplice. Io, come dico sempre quando mi capita di presentare un libro, senza timore di smentita dico che in quegli anni ho visto più morti ammazzati io per terra che un necroforo di cani gatti, probabilmente. A un certo punto non ci facevo più caso, non mi facevano più impressione. Ricordo una volta a Ribera uno che era steso per terra, tutto il cerchio, aveva solo il lenzuolo sulla testa, il corpo era tutto tranquillamente libero. Si aspettava il magistrato per togliere il lenzuolo e non si poteva identificare, pensate, non si poteva identificare, che la prassi, come saprete, vuole che mestizia del lenzuolo bianco in attesa che arrivi il magistrato. E quindi diciamo che io ci ho convissuto con la morte violenta e non mi facevano più impressione. Però quel giorno, il 21 settembre del 90, che noi a quel tempo avevamo queste radioline, si chiamano scanner, che erano collegate illegalmente, ma erano abbastanza tollerate dai nostri amici colonnelli, capi della mobile, si chiamano scanner, erano collegate con le sale operative di carabinieri e di polizia, e quindi sentivamo, ma loro parlavano in codice, quindi era pure difficile da capire, perché per esempio la polizia quel giorno diceva Siena Monza 1, Siena Monza 1. Cos'è la Siena Monza 1? Sono le iniziali, l'acronimo di squadra mobile, chiamavano la squadra mobile sostanzialmente, no? Siena Monza 1, portatevi sul posto, ripeto, nota personalità, gracchiava delle frasi. Già io solo a ricordare quella mattina alle 8:40 di quel 21 settembre del 90 in redazione mi vengono i brividi. Allora chiamo subito il 113, risponde un mio ex compagno di scuola che era in servizio e in perfetta che ci sono, fa che non ti posso dire niente. Che cosa è successo? Dico ti prego, dico dimmi cosa è successo, dice vai sulla 640. Mi disse solo così. Partimmo con il mio camera, questo muro umano di poliziotti, di carabinieri. E quando io scavalcai il garrele e scesi giù, non c'era ancora il lenzuolo bianco. Quindi io potei vedere quel che restava di un giudice solo e ho potuto cogliere tutto ciò che attorno si andava costruendo ed elaborando. I colleghi che arrivavano singhiozzanti, ho un'immagine a Teleacras di Salvatore Cardinale, che al tempo era un pubblico ministero di peso, un po' il maestro anche di Livatino, che si scioglie in un pianto singhiozzante, l'avvocato Marino, che si abbracciano tutti tra loro. Per me quella è stata la prima volta in cui vedevo che per terra non c'era uno di quelli che molti investigatori, quando il giudice, il magistrato turno gli chiedeva, dice, ma questo è quel latitante? Ah sì, uno in meno. Dicevano uno e meno, Gaetano, come in un meraviglioso libricino di Andrea Camilleri, La banda sacco, no? Quando il prefetto Mori vedeva questi che si ribellavano al pizzo e due fratelli sacco si appostavano dietro la collinetta, appena arrivavano i mafiosi, pum,
pum, e li uccidevano e morì. No, fermi, fermi, lasciateli fare, lasciateli fare. E un po', diciamo, ricordava così, ma con, io parlo sempre del peso specifico del morto. Tutti i morti non possono avere lo stesso valore. Se tu vedi per terra crivellato di proiettili un poliziotto come quello che uccise Renato Vallanzasca, e ha un peso specifico diverso se vedi per terra un killer di mafia. È diverso, per quanto la mestizia cristiana ci induce la persona integerrima, la persona con la schiena dritta, la persona dello Stato, la persona delle istituzioni, incute un certo rispetto. Ecco, io per questo, come tu molto generosamente hai descritto quel mio primo capitolo, è perché io l'ho vissuta. Ho visto lì e ho potuto raccontare attraverso gli occhi, attraverso un'emozione fortissima, quello che stava accadendo quella mattina attorno al cadavere del povero Rosario Livatino. Per me, sì. Volevo per ringraziare tutti, volevo raccontare un episodio. Questa rassegna si chiama Surfero. Zolfo si chiama la casa editrice. C'è un racconto che fa Sciascia in Kermesse, dove racconta questa cosa di Surfero. Uno risaliva dalle miniere di Zolfo a piedi e c'erano i carretti che andavano alle miniere, pigliavano le ballate di Zolfo, le pietre di Zolfo e le portavano alla stazione, quindi da valle a monte, nella parte alta del paese. E allora questo gli disse, c'era caldo, dice, mi dà un passaggio. E si stava per sedere a cassetta accanto al carrettiere. E quello gli disse, no, dice, mettete quello su. Si è fatto fece spazio e si mise. E sto carretto saliva. Ci fu un momento che la salita era più dura. E allora il carrettiere ci disse, che fa? Mammut? E quello ci disse, e io so fare lo sogno. Che vuoi di me? Allora, grazie per la Surfero non siamo noi. E Surfero non vogliamo rimanere, perché a noi lo Zolfo ci piace quello che si accende, quello che ci dà intelligenza e ci dà. Ed è anche un po' diabolico a volte lo Zolfo, però nel diabolico c'è il dubbio, c'è lo scetticismo, c'è la dissacrazione e c'è anche il fatto di non credere sempre a quelli che ci vogliono fedeli e obbedienti, ma ogni tanto si può essere anche infedeli e disobbedienti. Infedeli e disobbedienti. E questa, Maurizio Masone mi permetterà, è la chiusura della rassegna con questa voce di Kermesse, Occhio di Capra di Sciascia, qui testimoniata da Gaetano Savatteri e dalla esperienza straordinaria di quegli anni raccontata da Carmelo Sardo. I libri di Carmelo Sardo e di Gaetano Savatteri li trovate ovunque, ma stasera qui ad Agrigento trovate Cani senza padrone e I ragazzi di Regalpetra. Zolfo editore per la Sicilia, per Agrigento, capitale della cultura. Grazie a tutti voi, grazie da parte del Centro Pasolini di Agrigento, grazie alle fabbriche chiaramontane. Io sono Salvatore Picone, vi saluto, ringraziamo il comandante colonnello De Tullio per la presenza, grazie a Maurizio Masone, grazie a Beniamino Biondi e grazie a tutti voi, buona estate.